to make a little mockery, it won't do. Further down the line, still surrendering, trying harder to forgive you. Candlelight has gone out, some will win and some will lose. Nothing much else to say.
your choice to make. A little mockery, it won't do.
Buongiorno.
Ancora poca gente, ragazzi, dai, dai. Buongiorno. Dico stampa, volevo chiederti se era una testata o... No, è un live, uno stile che faccio io per noi. Per voi ragazzi, lavoratori? Sì. Cioè non sei di media? No, non sono di media. Grazie. Vediamo dopo. Ciao, dopo. Ciao! Questa è un'anima, eh? Qualcuno mo uscire le 10 che stacca, ma aspetta che sono sempre meno. Io mi sto a fare tutte quante. Sì, te ne faccio. Ogni volta gente, sempre meno. Gente, niente, sta mollà, oppure una volta che l'ho visto arrivare i soldi, pure se frazionati, si sono tranquillizzati, non si è visto. Guarda, l'orta che eravamo di più era lì al mese perché c'era lo sciopero, la gente è venuta per non lavorare. A maggior parte si sono messi a fare la situazione. La maggior parte della gente li farà bar. Sarà quello, sarà. Questa gente è quello che sta a fare lotta. Non lo so, non so che cazzo è. Un po'. Tra magari ecco un'altra mezz'oretta arriva un po' di gente. Però non c'era né traffico né niente, no, in giro, no, quindi no, alla fine. No. Poi oggi è sabato. Poi questa giornata. Non andiamo così. Ma pure la Rai la gente è andata dopo, pure lì a Rai, però a stora qualcuno già ci stava. Ma siamo noi. Io so che un po' di colleghi miei escono, se sono d'accordo, ma stanno a lavorare. Scioperano, non sono comandati, io sono per l'integrazione. Dopo una forza, tutte forze, da un campo. Io sono pomeriggio, però ecco, dopo il sciopero. Vabbè, certo, resti qua, resti. La faccio bene. Vediamo un po'. Non so quanti mi verranno, ma io che so, di quelli che loro con me sono 7-8. Beh, gente, perché al lavoro c'è poca gente, quindi sono tolti i comandati, quelli che possono uscire, non è che sto così tanto. E poi quelli, alcuni escono e se ne vanno, già so che se ne vanno. Purtroppo non potremmo decidere per gli altri. No. Sarebbe bello, ma sarebbe bello, no, manco quello bello, però. E le lotte vanno fatte così. No, ma non solo, i numeri nostri comunque, ecco, pure se uno viene con un familiare, una cosa, qua riempi. Però da lì a non avere proprio nessuno è un peccato, cioè.
volte siamo andati sotto alla RAI perché la RAI a noi ci dà visibilità, ma se siamo noi i primi a non essere visibili, che visibilità chiediamo all'altro? Certo. Cioè, la colpa nostra. Ma la RAI non troverebbe per 10 persone qua. No, che pure se... Ma fanno bene, vengono, cioè, dovrebbero venire quando insomma c'è casino, dovrebbero darci importanza per altre cose, però pure noi... Italia che si controllano, quindi sono successive, è fregato, magari che quando viene a forza può essere una tanta più importante. Stanno più poliziotti che noi. Sì, ormai ci hanno proprio triplicato, ci hanno. Siamo diversi. Questa settimana tre me l'ho fatta, tre settimane. La vita mia è diventata un'estate, la vita mia. Non c'ha più vita. E io al momento non avevo fatto quella da Rai. Che era impegnato, se no venivo pure lì. Mi ricordo, infatti. Infatti ormai siamo sempre gli stessi. È un gruppetto di quelli che si sta a fare tutte le arti che... Qualcuno l'ha visto solo quel giorno al mese, perché c'era sopra. Sta pure in divisa, per non lavorare, perché alla fine l'ho detto. Ma poi là al mese c'è il bello che stavano quelli dei Italy che hanno fatto più gruppo loro. Ah sì, come no, la voglia. Allora era un bel numero. Ascolto come sta chiamando. Oh Cristiano! Buongiorno! Ah, io sto qua, sto qui alla finitina a Maiorca. Stata benissimo, capito? Chi siete? Sì, infatti, stiamo a dimo con un amico, la stessa cosa qua, sì, infatti, tutti ormai dicono. No, guardate. Ragazzi, ci sono più guardie che lavoratori incazzati per il loro posto di lavoro. Siete ancora in tempo, venite, cerchiamo di riempire sto terminal, facciamo qualcosa, dai. Un po' di forza e buona volontà, dai. Stanno altri comandati, comunque, che vabbè, quelli giustamente comandati non possono lì, ma altra gente, qualcuno sa che sta bene là. Poi sta a parlare con un amico, saremo una quindicina, tra 20 persone, non so. È tutto, va nel banco. Ah, questa che cazzo vuol dire? Allora, ma sai che penso? Che allora, a cominciare a dire questo qua, io solamente una cosa, queste persone poi bussano la metà, fanno quello che gli pare, oggi questa giornata, già c'è gente che si sta a dire, che se ne va, questa giornata, va bene, ma come fai? Ma poi quando le cacciano, poi...
Allora io dico che la soglia del pensiero è proprio quella del mio Ragazzi, tante belle parole ma pochissima partecipazione, così non va bene. Thank you.
Prima andai in vacanza, ho preso il posto della strada, abbiamo trovato la pubblicità. Marco, non posso fare la chiamata perché sto facendo lo streaming dal telefono, scusami. Io sto sopra comunque.
Ciao, ma buongiorno. Sì, no, non ti preoccupare, fai con calma. Qui saremo, guarda, a Dimo 30, ma proprio a tirasse larghi, ecco, forse adesso sta iniziando qualche collega della rampa, lo vedo, e un paio del centraggio, però siamo davvero pochissimi, pochissimi. Quindi speriamo che ci sia almeno partecipazione di quelli che stanno già al lavoro, e vediamo un po'. Dai, stiamo qui sopra, ti aspettiamo, a dopo, fai con calma, ciao Marco, ciao. Thank you.
Volete fare un invito live ai nostri colleghi a venire? Svegliate! Proprio mentre mangiai il biscotto, sì. ho fatto il primo piano. Sì, live. Dove sta la magliettina che ha scritta live? Ma se si sente che tutto il rumore della fontana, che si sente? Allora, era solo uno scherzo. Gioco una colazione dei vigili urbani. La mercedes gioco una colazione loro. Marco sta arrivando, non ha messaggio. Ma non li lascia là di te voli? Sì, purtroppo ho saltato quella dei Martini. Quella di Martini, no? No, di Martini. Ah, io no, di Martini. Sì, che eravamo comunque... Vabbè, insomma, non stavamo a sti numeri, però... Proprio quella! Infatti non so se la gente qui ha bollato oppure... Non lo so qual è la cosa... Non so, però, per te è vitale la cosa. Se c'è troppo... Appunto, secondo me, è più costante, con numeri... Invece, secondo me, si devono proprio spuntamente. Io ho fatto l'anno, di solito prendo 300, quest'anno gli devo dare 300. Avranno anche le cose pieghe, ma la gente che è pieghe, quindi non lo so. Però con 700 è una bella cosa, alla fine con 600 euro meno. Allora, per quello forse sì. Ecco, io col fatto del muro, non viene a credere che si stanno di riservare. Ma se puoi Thank you.
perché non mi aspettano proprio, i sindacati gli erano passati e hanno fatto loro, sono fatto fuori una volta, devo un po'. Thank you.
va bene Marco, dai, stiamo qua. Un abbraccio, a tra poco. Ciao 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 ciao. Thank you.
Thank you.
Questa iniziativa molto difficile, uno sciopero di sabato è alquanto complicato, però è uno sciopero che abbiamo dovuto fissare in questa giornata perché, come sapete, il calendario degli scioperi della 146 non consentono di scioperare quando desideriamo, ma quando gli spazi lo concedono. Il prossimo spazio utile sarà al momento il 31 di maggio, vedremo che cosa fare, se occuparlo. Però allora noi abbiamo ritenuto che lo sciopero fosse comunque un'iniziativa da promuovere, perché riteniamo che in piena vertenza, in una vertenza come questa, arriva anche il momento di rompere rispetto a aprire il conflitto anche nel luogo di lavoro. È uno sciopero che ha avuto anche pareri diversi, ci siamo confrontati anche con le organizzazioni con cui stiamo camminando, ci sono stati pareri diversi sull'opportunità di farlo quante ore, eccetera eccetera. Sapete che lo sciopero dell'intero comparto del trasporto aereo e del suo indotto è proclamato per 24 ore, ma invece per Alitalia è semplicemente è dalle 10 alle 18. Una scelta che è stata fatta proprio per prendere in considerazione tutte le sensibilità esistenti su questa partita. Uno sciopero che però cade in un momento estremamente importante, perché mi sembra che le notizie che ci arrivano sono notizie di un tentativo di velocizzazione della vertenza in una direzione che è quella della definizione di una compagnia ITA piccola, smembrata, con poco personale e comunque estremamente ridimensionata, che è il tema contro cui noi ci stiamo battendo e che è un tema che io penso assolutamente da non mollare, perché credo che le responsabilità su quello che sta avvenendo debbano distinguersi. Bisogna mettere il governo di fronte ad una iniziativa incessante, costante, che in qualche maniera rappresenti che la volontà dei lavoratori non è certo quella di partire con un progetto che noi abbiamo definito è morto in partenza. Perché lo definiamo così? Perché è un progetto che, al di là di come oltre non coglie le opportunità di mercato che si creeranno in questo paese, e che è in assoluta continuità con i progetti di ridimensionamento che ci hanno accompagnato negli ultimi 20 anni, dall'atto della privatizzazione all'ingresso di Etihad, e oggi saremo di fronte ancora ad un ridimensionamento che poi è la causa principale dei problemi economici di Alitalia, quello del ridimensionamento, cioè di una compagnia incapace di reggere sul mercato, impossibilitata a reggere sul mercato,
della concorrenza, impossibilità da fare economie di scala come avviene per altre situazioni per altre compagnie aeree, e in un settore che sembra essere stato dimenticato, in un settore che nella sua complessità sembra essere stato dimenticato dal governo, che non solo su Alitalia partorisce un piano assolutamente inadeguato, ma che addirittura nel resto del comparto non interviene e non dà alcun seguito neanche al processo di riordino aeroportuale, che doveva essere uno degli obiettivi che si sono dati già due governi fa in Italia, e che invece giace nei cassetti delle istituzioni. Allora, le notizie che ci arrivano sono, appunto, abbiamo letto questa delibera della commissione, questa risoluzione della commissione dei trasporti, una risoluzione che sostanzialmente non cambia molto la situazione in atto, in cui i partiti si sono espressi sul decollo urgente dal 1 luglio della IITA. Noi su questo continueremo a manifestare la nostra contrarietà, ma contemporaneamente la notizia che si stia predisponendo un investimento di ulteriori 100 milioni, forse anche di più, per l'amministrazione straordinaria, secondo me è una notizia che va valorizzata, perché al di là degli annunci sul decollo di IITA, la notizia ci consente di ragionare e di poter porre il problema di come si fa a cambiare addirittura o il 1 luglio o il 15 luglio il nome della compagnia, invece di far attraversare l'estate dall'amministrazione straordinaria, per ragionare ancora con un supplemento, appunto, di considerazioni su quello che si dovrà fare per quanto riguarda il decollo della New Co, che noi consideriamo essere un decollo che debba avvenire, che debba prevedere sicuramente tutte le sue attività, le attività oggi presenti in Alitalia al suo interno, che riteniamo che la holding sia una scelta assolutamente sbagliata, soprattutto a fronte del dimensionamento esistente di Alitalia, che farebbe nascere delle piccole società assolutamente esposte sul mercato, e che sicuramente un progetto che noi riteniamo debba prevedere l'occupazione di tutti i lavoratori presenti in Alitalia, e che sia da evitare il ridimensionamento, al contrario, debba esserci un rilancio della compagnia. È un intervento più generale che guardi all'investimento pubblico negli aeroporti, con il ritorno della gestione pubblica di aeroporti importanti, anche come quello di Fiumicino, che ha costituito, che rappresenta una cassa importante per un gruppo imprenditoriale ben preciso, ma che sta in concessione di una proprietà pubblica che secondo me deve ritornare nella gestione, appunto, nella gestione della collettività, per garantire anche i necessari finanziamenti che possono essere non i profitti di pochi, ma che possano essere investimenti per il futuro di questo aeroporto, per il futuro del nostro settore. Noi stamattina, guardate, per farvi capire com'è drammatica la situazione in Italia, che non è solo all'Italia, stamattina mi è arrivato un comunicato della struttura della GOP di Verona con cui mi chiedevano un parere su questa cosa. La struttura della GOP di Verona annunciava la raccolta di pacchi alimentari per i lavoratori aeroportuali che aspettano gli ammortizzatori sociali da oltre un anno, e mi chiedeva che cosa ne pensavo di questa iniziativa. Vi devo dire che, al di là delle considerazioni di ordine personale, la questione ci pone di fronte alla necessità di, appunto, di unificare le lotte, ma ci pone di fronte alla necessità di acquisire una consapevolezza di quello che sta succedendo in questo settore, in cui si sono spartiti i profitti nel corso degli anni e che invece sta destinando alla povertà, e che molto probabilmente a partire dalla fine di giugno conosceremo anche altre realtà, perché partiranno, appunto, la fine del blocco dei licenziamenti, e io credo che su questo territorio succederanno cose di una gravità inaudita, alle quali noi dobbiamo continuare a far fronte.
Voi sapete che c'è un fronte sindacale che sta sostenendo il decollo immediato di ITA, sembra non preoccuparsi di quello che significa il piano che è stato presentato, sembra addirittura esultare rispetto a dichiarazioni che rilanciano il progetto e che chiedono con urgenza che ITA decolli. A mio avviso è un atto di irresponsabilità assoluta, ma che soprattutto non analizza i motivi per cui il mercato del trasporto e perché, ad esempio, la compagnia di bandiera italiana si trova in queste condizioni che tutti conosciamo. Perché la compagnia di bandiera italiana ormai intercetta in Italia soltanto il 14%, anzi prima del Covid, intercettava il 14% del mercato del trasporto passeggeri italiano, a fronte di un 50% che è invece la percentuale che viene gestita direttamente dalla compagnia di bandiera tedesca, un 40% del mercato che viene gestito da quella francese, e con una penetrazione del mercato low cost che in Italia ha di fatto smembrato e distrutto la compagnia di bandiera italiana. Pensare che un piano di ulteriore ridimensionamento possa garantire l'occupazione, che è sicuramente negata fin dall'inizio a migliaia di lavoratori, ma che questo piano possa garantire la ripresa dell'occupazione, è davvero, a mio avviso, non solo irresponsabile, ma sono dichiarazioni in assoluta malafede, perché noi sappiamo che questo progetto ha un obiettivo preciso. Il governo non ha avuto il coraggio, anzi i governi che si sono succeduti negli ultimi anni non hanno avuto il coraggio di dire che la compagnia di bandiera andava chiusa. Non hanno avuto questo coraggio, ma lo stanno prospettando in due tempi: un ridimensionamento assoluto adesso con il progetto di ITA e poi la cessione di fatto a Lufthansa, con una liquidazione di fatto della compagnia di bandiera. Poi la chiameranno come la vorranno chiamare, però di fatto significa questo. Anzi, la pretesa dell'Europa addirittura di rinunciare al nome c'ha un indirizzo, al di là che dell'importanza del nome e del logo, ma ha un preciso obiettivo. E noi pensiamo appunto che invece un progetto questo di ridimensionamento, che parte da lontano, ha subito un colpo letale con la privatizzazione, l'ha subito nel 2014, ma che la crisi Covid avrebbe potuto consentire la riapertura di un ragionamento assolutamente da rimettere in campo. E quello che non sta facendo il sindacato confederale in questo momento, accettando la politica persegua questo obiettivo che è lo stesso da anni, a mio avviso, ripeto, è quasi un atto quasi veramente di abdicazione del sindacato del suo ruolo. Stanno abdicando al loro ruolo, che non è solo quello di definire i contratti, se ci saranno più o meno riposi, come saranno, quale sarà il salario, ma anche quello di contrastare obiettivi come questo che stiamo vedendo. Allora, io credo che se oggi si è rimessa in discussione un finanziamento per l'amministrazione straordinaria e non abbiano accelerato con la definizione di ITA, sia solo dovuto alle iniziative che i lavoratori hanno messo in campo e al contrasto che è stato esercitato in momenti sicuramente migliori, in altri momenti con meno persone in campo, ma che sta costantemente, ha attraversato gli ultimi 2-3 mesi in maniera determinata. E io penso che questo debba essere continuato, che debba essere sicuramente un obiettivo che non può vederci rinunciare alle rivendicazioni che stiamo facendo. Se pensate che sicuramente in questa fase settimana molto probabilmente non le reggiamo, anche perché poi insomma
siamo tutti, abbiamo tutti impegni, ma anche, è anche molto faticoso. Però credo che, per esempio, già la prossima settimana si ragionava, dice, che cosa si potrà fare. Qui nel Lazio ci avremo mercoledì un consiglio regionale che discute del futuro di Alitalia. Ci risulta che lo faranno in presenza e a Via della Pisana. Ora noi stiamo cercando di capire se sarà vero, andremo a Via della Pisana. Qualora non lo dovessero fare in presenza, si potrebbe ragionare se farlo comunque il presidio davanti alla Regione Lazio, ma via Cristoforo Colombo, che è la sede, diciamo, non quella del Consiglio Comunale, ma è quella appunto della giunta stessa regionale. Anche lì leggo delle note che sono un po' ambigue, perché leggo delle note di alcuni consiglieri regionali che dicono che Alitalia non deve essere depauperata. Questo che cosa significa? Cioè, bisogna spingerli alla concretizzazione. Significa che non ci debbano essere licenziamenti? Bene, allora che lo dicano, che le istituzioni locali si schierino. Perché guardate, io penso una cosa e la dico proprio fuori dai denti. Io non penso che noi siamo più intelligenti di altri, che siamo più acuti di tanti parlamentari. Io credo che su questa partita di Alitalia si stia giocando una partita a livello europeo, che dove le decisioni sono state assunte forse addirittura dai governi precedenti, e che qui qualcuno, e io credo che Draghi in testa, sia venuto ad realizzare quegli impegni, a concretizzare quegli impegni. E all'Italia, ad esempio, e la colonizzazione dell'intero comparto del trasporto aereo sia uno degli obiettivi che sono stati accettati e che i governi stanno portando avanti. La situazione parte da lontano, sicuramente lo sappiamo da quando è iniziata, ma le tappe con cui si è evoluta non hanno mai messo in discussione un progetto di ridimensionamento, fino al punto che ormai è talmente evidente, tutti gli studiosi del settore ci dicono che se ci andiamo a ridimensionare non reggeremo la concorrenza, saremo spazzati via e non ci sarà più la compagnia di bandiera, che invece è tanto utile al paese. Allora non penso che economisti come Draghi, che rappresentanti del governo come il ministro Franco possa non capire, al contrario del ministro dei trasporti, che ha detto che noi portiamo con pochi aerei, poi mano a mano che il mercato cresce ce ne mettiamo altri, perché così poi cattureremo la crescita del mercato. Io non so dove ha studiato Giovannini, però veramente è una roba che grida vendetta sentire quelle cose. Però altri economisti e sicuramente con capacità notevoli, io non credo che ci debba essere il sindacalista di turno che spieghi che quello che sta che stanno dicendo non regge. Io penso che stiano ottemperando a un compito che noi stiamo cercando di ostacolare, di mettere in difficoltà, e di mettere in difficoltà in maniera insistente. Come avete visto, anche i parlamentari che noi abbiamo incontrato qualche giorno prima hanno firmato la risoluzione pro vita, no? Che finisce addirittura dicendo che verranno tutelati i lavoratori in forza. Tutelati i lavoratori in forza non vuol dire altro che quella risoluzione finisce promettendo ai lavoratori che ci saranno gli ammortizzatori sociali, esattamente quello che noi crediamo non sia la soluzione per i lavoratori del trasporto aereo, visto che il mercato ripartirà, e ce lo siamo detto centinaia di volte, ce lo dimostra anche il fatto che stanno concentrando il volume di fuoco su questo, nel nostro paese, attendendo la ripresa, e anche per prendere in contropiede la possibilità che rinasca una compagnia di bandiera. Allora io penso che, tra l'altro, anche gli investimenti, qui il sindacato confederale ci dice che noi sbagliamo a contrastare questo progetto, perché questo progetto sarebbe supportato da 3 miliardi, anche lì, ma non è che ci vuole uno scienziato per capire che i 3 miliardi, nel caso in cui la compagnia sarà ridimensionata a 47 aeromobili
e ci saranno 3.500-4.000 lavoratori in servizio. Molto probabilmente il governo che arriverà, o addirittura questo che già promette di dilazionare la ricapitalizzazione, li metterà sicuramente in discussione. Non ci saranno 3 miliardi, ci sarebbero 3 miliardi se si concepisse una compagnia in grado di mettere in campo centinaia di aeromobili, in grado di riportare la quota di controllo nelle mani della compagnia di bandiera italiana almeno al 30% dei passeggeri che oggi sviluppa il mercato italiano, ovvero il 30% dei 160 milioni di passeggeri. Non c'è un'altra compagnia in Europa che sia attaccata dalle low cost, aggredita dalle low cost come succede nel nostro paese, e nello stesso tempo con un dimensionamento assolutamente insufficiente. Per cui noi questa prospettiva la vogliamo continuare a mettere in campo, la vogliamo continuare a mettere in campo con iniziative anche coraggiose come quello dello sciopero di oggi, sapendo che sarebbe stato uno sciopero che sicuramente avrebbe fatto discutere i lavoratori tutti sull'opportunità e sulle modalità con cui si confligge con i governi e con le controparti, perché qui nessuno sta facendo la guerra per dissanguare all'Italia, qui abbiamo un governo che fa finta di non sapere, e io penso che lo strumento di rottura anche del conflitto nei luoghi di lavoro sia assolutamente necessario, accompagnato sicuramente dalle iniziative che saremo in grado di mettere in campo, e questo lo continueremo a fare con assoluta insistenza. Io vi ringrazio, passo la parola anche a Francesco, però dobbiamo pure trovare il modo nelle prossime giornate di ragionare quali saranno le iniziative da mettere in campo. E guardate, non lo devono fare soltanto i rappresentanti sindacali perché qualcuno gli dà il mandato, cioè non è che si può gestire in 4-5 la decisione di come si va avanti in una vertenza così delicata. Io penso che noi dobbiamo unire le forze, dobbiamo veramente diventare un collettivo anche nei momenti in cui si decide, che al di là delle sigle ci sia partecipazione, perché è chiaro che se i tempi si allungheranno e la compagnia partirà dopo l'estate, è chiaro che noi non è che possiamo attraversare luglio e agosto con 3 iniziative a settimana, perché arriviamo morti, però è altrettanto vero che non si può lasciare il campo e attendere che facciano i loro compitini. So che a breve sarà pubblicato anche uno studio ulteriore del professor Arrigo che, oltre a disegnare, che rappresenta un po' un sasso nello stagno, nel senso che con analisi più puntuali, con anche scientifiche su quello che è il mercato del trasporto aereo, propone appunto una misura alternativa che possa veramente rilanciare la compagnia di bandiera. Io vi ringrazio per l'attenzione, chiudo con una considerazione di ordine generale che mi sento di fare. Alle porte della un conflitto in cui stanno un'altra volta morendo dei bambini, io penso che noi abbiamo espresso l'assoluta solidarietà al popolo palestinese, perché crediamo che si stia perpetrando un apartheid in quei territori che davvero che non è una questione che è assolutamente inaccettabile, che peraltro, guardate, ci riguarda come uomini, come famiglie, ed è una cosa vergognosa aver visto anche qua la classe politica italiana avvicendarsi su un palco in solidarietà con un popolo, con un governo che bombarda, con un governo che bombarda, perché anche dall'altra parte non è che sto diventato fino a masse, però il problema è che qui c'è un conflitto scatenato per cercare di aggiudicarsi le elezioni, e questo ce la dice lunga su quello che succede sulla testa della gente, un conflitto che peraltro
qualora si allargasse sarebbe la novità assoluta anche per l'economia, non solo per quello che significa la guerra, ma per quello che significa la guerra per un settore come questo. Per cui io mi sento toccato come uomo, come sindacalista, come padre di famiglia, ma anche come rappresentante di un settore che davvero vogliamo che rappresenta anche la possibilità di esportare cultura negli altri paesi e che consente un collegamento con gli altri popoli. Per cui vabbè, chiudo questa cosa esprimendo la mia assoluta solidarietà al popolo palestinese. Grazie. Allora, ovviamente io mi unisco alla solidarietà al popolo palestinese in una situazione molto drammatica. E ringrazio Antonio per aver fatto questo finale che era doveroso e importante, invitando tutti a partecipare a iniziative che stanno in città, a Roma in particolare, portando avanti questa solidarietà. Ora veniamo a noi. Allora oggi è uno sciopero, uno sciopero scomodo, uno sciopero particolare. E non è lo sciopero di Alitalia oggi, è lo sciopero del trasporto aereo. Perché abbiamo deciso di fare uno sciopero del trasporto aereo? Perché lo sciopero del trasporto aereo serviva a ricordare politicamente ed assumersi la responsabilità di ricordare che qui non sono in ballo solo 11.000 lavoratori di Alitalia. Questo settore sta vivendo una grave crisi, la più grave crisi europea. Ma il punto è che nella crisi ci è arrivato in condizioni penose. Noi siamo il paese che è il quinto paese turistico al mondo, che abbiamo il terzo mercato europeo per passeggeri e per livelli economici, che di fatto ha reso questo settore, un settore dove campano bene le gestioni aeroportuali, a partire da questo aeroporto di Veneto, dove vorrei ricordare all'Italia si è penata pagando la tassa della quarta pista che non ha mai fatto questo aeroporto, per fortuna dico io, perché l'abbiamo contrattato. Campa bene l'Altea, campano bene i gestionari portuali, campano bene le low cost, che sfruttano la vergogna di un paese che non è in grado di proteggere gli ingressi per gli ungheresi. La Wizz Air ha appena rifiutato il sindacato e lavorano bene i vettori stranieri, quelli dalla pancia gonfia, piena e cuffia. Ryanair e France Lufthansa, che continuano a portare alla faccia nostra, continuano a portare milioni di passeggeri a prendere i voli per il lungo raggio dal nord Italia, in particolare attraverso Amsterdam, attraverso Charles de Gaulle a Parigi, attraverso Francoforte, attraverso Londra, attraverso Liberia. Guardate che questo per il paese, noi siamo il paese che ha la peggior connettività intercontinentale, siamo il paese che ha permesso una crescita tumultuosa dei passeggeri che è equivalsa alla perdita di posti di lavoro e alla perdita di salari, all'aumento della precarietà e della precarietà. E l'idea, cari signori, è che in particolare questo governo vuole uscire dalla pandemia esattamente come c'è entrato. Chi i pochi che godono devono continuare a godere. I vettori in questo paese non devono esistere, i lavoratori di questo settore devono essere locostizzati. Quindi questo è il significato dello sciopero.
quello che è accaduto in Alitalia nel 2008, nel 2014, si è riverberato sui lavoratori, e quello che accadrà ai lavoratori di Alitalia adesso si riverberà sui lavoratori nei prossimi mesi. Questo è il modo dello sciopero, è il modo dello sciopero in questo settore, continuare a dividere i lavoratori tra gestioni, settori, enti, catering, ci sta portando a morire tutti. E quindi noi rivendichiamo insieme alla CUP la scelta di fare uno sciopero scomodo, probabilmente a volte non ancora compreso, ma noi lo rivendichiamo appieno. Seconda questione, quello che è accaduto questa settimana, io parto dalla risoluzione. Ragazzi, la risoluzione non significa nulla, non ha alcun valore politico, è una cosa che non viene negata a nessuno, ordine del giorno a risoluzioni, non impegnano il governo, non impegnano i partiti e i loro leader, non servono a niente. Eppure abbiamo trovato mercoledì, da giovedì, qualcuno che ha detto grande risultato per i lavoratori. I partiti dicono che vogliono salvaguardare l'occupazione. Se vi rileggete quella mozione, guardate che acqua, non è neanche acqua fresca, è proprio a questa sporca. E nell'ultima frase è peggio averla scritta che era meglio tacere, perché la salvaguardia della forza lavoro non significa esattamente nulla se non, cari signori, un piatto di minestra ve lo porteremo, ve lo faremo mangiare un piatto di minestra. Allora, perché sta corsa a rivendicare una cosa che non serve a una beata minchia? Allora, qui c'è qualcuno che sta cercando, lo dico con molta serenità, di ammazzare questa vertenza, di ammazzare quello che è stato delle grandissime iniziative portate da lavoratori. Aita, e noi a Aita dobbiamo adeguarci. Allora io proverei a fare un gioco, un'iperbole, una provocazione. Leviamo il nome. Le faccio tre domande a partire dall'amministratore delegato di Aita, al governo, ai segretari di CGL, CISL, UIL e UGL. Tre domande. Lavoriamo tutti, sì o no? Lavoriamo tutti insieme, sì o no? Preserviamo il patrimonio identitario, industriale, commerciale di questa azienda che è stata un'azienda che ha fatto crescere questo paese, sì o no? Tre domande. Tre. Lavoriamo tutti? Bravo! Senti. Lavoriamo tutti insieme? Sì, preserviamo la nostra identità? Sì, a me va bene anche se si chiama UGL, la nuova compagnia, lo dico, non è il nome, li abbiamo cambiati ragazzi, ne abbiamo cambiati tre di noi in questa azienda degli ultimi 13 anni. E provano anche, Aita così com'è, con la discontinuità, con quelle cose penose che leggiamo sulla risoluzione. Temo che non garantisca né che lavoriamo tutti, né che lavoriamo tutti insieme e né che venga preservato il valore di questa azienda. Io temo sia questo, perché la discontinuità è dato all'Europa la scure o più tagliarsi la testa che tu, governo della Camera, hai fatto mettere a 11.000 lavoratori sul centro dell'Europa. Questo è tutto. Non è il nome, che è una risposta, se l'avete questa risposta. Perché, signori, io chiedo scusa, forse mi dilungo un po'.
qui le cose sono accadute, voi non me le dovete dimenticare. In questa azienda le discriminazioni, i licenziamenti discriminatori, le liste di prescrizione sono già accadute. Ci sono le leggi di autonomia, ci sono le leggi e ci sono le leggi. Ci sono le leggi che non sono portate a lavoro, ci sono le leggi che sono state così. Se non si va a portare a lavoro, c'è gente che non si va a campagna a 50 anni. C'è due scelte, o per sapere, e lo dico a quelli che ovviamente non ci sono, o per sapere sta roba, oppure continuiamo a scendere in piazza come lo abbiamo fatto fino a perché se abbiamo messo in difficoltà questo governo, se sono arrivati 100 milioni, non sono né per l'insiorate delle bandiere e né perché qualcuno è venuto a tentare di indicarsi pericolosamente nei disabili. Abbiamo fatto perché c'è stato gente che si è messa in gioco e ha occupato le piazze. Questo abbiamo fatto, questo abbiamo ottenuto questi pochissimi risultati. Allora, scusate se mi accaloro, però se cambia la fase, se c'è un salto di lato, noi mantenere inalterato lo sforzo che abbiamo fatto finora, che è uno sforzo non solo che dà visibilità, dignità a questa vertenza, ci dà la forza di stare e di aver detto per quanto poco in difficoltà un governo di democrati come questo. Allora, noi abbiamo delle prossime, noi dobbiamo partire da questa settimana e andare avanti. Noi non dobbiamo mollare la presa sui partiti, non dobbiamo mollare la presa sul governo. A proposito di partiti, io vorrei chiudere una polemica. Vorrei chiudere una polemica che è stata accesa al Movimento 5 Stelle per delle mie dichiarazioni che ho fatto in piazza martedì scorso. Però ritengo una cosa. Se il Movimento 5 Stelle ha deciso di essere collaterale, se il Movimento 5 Stelle ha deciso che non conta nulla e non si gioca la partita dentro il governo, solo l'Italia avesse il coraggio di venire a dire qua davanti, non avesse il coraggio, non caricasse tutto, bravo, non caricasse, ma la lettera che è arrivata. Chi ha fatto polemica aveva la lettera 24 ore prima di martedì. Io dico, se il Movimento 5 Stelle ha scelto, avesse il coraggio, perché io non mi dimentico che il Movimento 5 Stelle è stato qui con noi nel 2017 e ha incassato giustamente per essere stato qui con noi, con Roberta Lombardi, con altre persone, giustamente ha incassato un mandato politico. Venisse qui, lo deve fare tutti i partiti. Non si nascondessero sui dettagli, si assumessero responsabilità, perché un'altra cosa che deve essere chiara. Leggendo quella risoluzione, sembra quasi che ITA sia una realtà privata. Loro auspicano che il privato in qualche modo sia bravo. Salvaguarda la forza lavoro dell'Italia, per carità. No? Sembrava una lettera indirizzata a Sabelli e Colarino, oppure indirizzata a Hogan e Montezemolo, tutti splendidi personaggi che abbiamo conosciuto della nostra vita lavorativa.
Isa, io vorrei ricordare, sommessamente ricordare a questi signori che Isa è un investimento pubblico gestito dal governo che sta là perché ha voto di fiducia di partiti. Se questi signori vogliono salvaguardare integralmente l'occupazione dei lavoratori all'Italia, devono scrivere. I lavoratori all'Italia lavorano tutti, i lavoratori all'Italia lavorano tutti insieme e si deve salvaguardare, costi quel che costi con l'Europa. Allora quella è la risoluzione che per primo ci dimenticheremo. Finché non fanno questo, i partiti rinunciano alla loro responsabilità nei confronti del proprio paese. Quindi io credo che noi abbiamo molta strada ancora da fare. Ci sono un sacco di cose che non sono nessuna. Noi facciamo un appello a tutti i sindacati, a tutte le cose, affinché non solo non accada più quello che è accaduto qui oggi, ma questa emergenza sia un segnale di inversione di lotta. Per questo ne facciamo un accorato appello a tutti i partiti, a partire dal Movimento 5 Stelle, con quale spero di essere chiarito, e facciamo un appello a tutti i lavoratori. E rifacciamo un altro appello, l'ultimo, l'ennesimo, il ventesimo appello a tutte le organizzazioni sindacali. Non ancora, non è finito niente. Dobbiamo difendere con coraggio questa azienda, questi lavoratori, e dobbiamo fare in modo che questa azienda, come detto Antonio, diventi una grande azienda che sia lavoro e occupazione a tutti, a partire da 1.400 lavoratori in Italia che stanno per essere licenziati perché i 25 andranno a dire a manifestare. Questo io credo che oggi serva riflettere, serva, come dire, continuare, serva ripartire e riconvincere tutti i lavoratori. Non ci arrendiamo, noi non vogliamo, perché quello che è in ballo non è solo la dignità di 15.000 lavoratori e la dignità dell'intero paese. Concludo con un'ultima cosa. Io credo che le nostre iniziative dovranno essere sempre liberate, studiate, dovranno continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso. Grazie a tutti. Scusate, poi passiamo. Con noi c'è Francesco Risco, che è responsabile della presenza del Lega che è rimasta a Roma da ieri. Vi faccio raccontare quello che è accaduto ieri, così capiamo come questo governo stia andando, come dire, proprio al buio su tutte le questioni che sono industriali per lavoro. Neanche solidarietà, ragazzi. Grazie compagni e compagne, io porto un saluto alla solidarietà dei lavoratori di Ilva di Taranto, vi ringrazio per la vicinanza che state dimostrando alla nostra vertenza con una fotocopia di quello che avviene nella vostra vertenza. Io ho già dichiarato anni fa, Francesco, venendo in assemblea all'Ilva, ci ha raccontato quello che probabilmente sarebbe già successo anche a noi, e purtroppo i fatti, come dire, gli hanno dato ragione. Io prima sentivo parlare di sindacati, CGIL, CISL, il sindacato confederale. A me non piace dire che c'è una parte di sindacato che è deluso, come dice qualcuno, che è complice. Io dico semplicemente che ci sono due dinamiche sindacali chiare e completamente diverse. C'è chi ha scelto di accompagnare le decisioni dei governi che in questo momento rappresentano le lobby, e c'è chi invece, come noi e come la CUP, continua a stare in mezzo alle persone e continua a rappresentare le esigenze delle persone, perché è questa la vera differenza. Ieri siamo stati al Ministero. Guardate, aberrante, sono 9 anni che facciamo avanti e indietro
è aberrante ascoltare sempre la stessa accusa. Ogni qualvolta gli spari in faccia la verità, la risposta dei ministri è: lo so, avete ragione, ma la colpa è di quello che ci stava prima a posto mio. Questo è uno schema. Anche ieri ti davamo notizie, abbiamo detto noi vogliamo parlare di cose vere. Lui, l'unica notizia che ci ha dato è che probabilmente ci sarà un ulteriore supero, quindi come a me piace dire siamo nella fase 4, voi siete nella fase 5 in questo momento. A noi ancora fingono di essere interessati a rilanciare la fabbrica e a salvare i posti di lavoro. La prossima fase sarà quella che state attraversando voi, non fingeranno più. Diranno: guardate, questo è, ce l'hanno imposto e noi lo dobbiamo fare. E ieri ci hanno detto chiaramente che c'è da gestire un ulteriore esubero, oltre già ai lavoratori in amministrazione straordinaria che abbiamo a tavola. Quindi tra gli 8.000 e 2 ci saranno almeno 3.000 persone che in questo momento sono in più. Ma i 400 milioni di finanziamento, anche questo, gliel'hanno dati immediatamente alla multinazionale. Guardate, è assurdo. E io l'ho detto ieri a Giorgetti, ho detto: ma in che paese viviamo? Cioè lo Stato entra in società, ma prima ancora di entrare nel CDA dai 400 milioni e questi nel giro di una settimana si sono bruciati tutti i soldi. Io ho scritto un documento a Giorgetti nell'ultimo incontro 20 giorni fa, prima che il governo versasse i 400 milioni in favore di ArcelorMittal, in cui avevo scritto che probabilmente quei soldi sarebbero stati bruciati nel giro di 6-8 mesi al massimo, annunciando che poi saremmo stati tutti da capo. A Giorgetti poi ho detto, sono stato anche smentito, questi hanno una velocità di bruciare i soldi in una maniera eccezionale, ma anche là come l'hanno fatto? Hanno speso 200 milioni di euro per acquistare le quote di CO2, voi sapete che per le emissioni, per i regolamenti a livello europeo tu paghi per inquinare di più, e questo è il paradosso. E le quote di CO2 chiaramente vanno riparametrate alla produzione, più produzione fai più quote ti servono. Noi l'anno scorso avevamo quote di CO2 per 8 milioni di tonnellate e abbiamo prodotto 3 milioni. Questi firmano l'accordo col governo, a un certo punto arrivano verso la fine dell'anno, siccome la produzione è bassa, si svendono le quote loro, le hanno svendute al 50% del prezzo di mercato, hanno incassato i soldi, se li sono bruciati all'inizio dell'anno prendono i soldi nostri, pagano le quote per due volte rispetto a quanto le hanno vendute e le riacquistano con i soldi dei contribuenti. Beh, abbiamo detto ai ministri, a fare queste operazioni saremmo stati capaci anche noi. La cosa brutta è che c'è una distanza oramai chiara fra la politica e fra quello che succede veramente tra i lavoratori, tra le esigenze dei lavoratori. Però c'è sempre, come dire, il lato positivo delle questioni. E a me piace, come dire, ogni volta tirato fuori. In tutte e due le vertenze, anche a Taranto abbiamo gli stessi problemi. Franco stamattina mi diceva, non saremo tantissimi, ma anche a Taranto, a fronte, come dire, di un vero e proprio massacro che stiamo subendo, quelli che, come dire, lottano tutti i giorni fuori dalla fabbrica sono sempre gli stessi. Però ci siamo, e quello è importante, che c'è un gruppo di lavoratori che non piega la testa, che guarda avanti, che ha il coraggio di ribellarsi e di dire a questa politica che così non va bene, perché non state facendo gli interessi del paese e dei lavoratori, state salvaguardando gli interessi delle multinazionali, delle lobby, perché questa è la verità. Perché a Taranto sono 10 anni che ci prendono per il culo con la questione della riconversione della fabbrica, e a Taranto si muore. Eccesso di mortalità, ieri l'ultimo dato, eccesso di mortalità rispetto alla mortalità da carcinoma. Taranto è in vetta alle classifiche nazionali. Mortalità infantile, idem, anche su questo, 10 anni di promesse, miliardi di euro buttati. Noi abbiamo fatto delle relazioni ai ministri, partendo da, lo dico in tutta onestà, da quella grandissima delusione che è stato il ministro Di Maio, l'uomo del popolo, che ci ha messo un secondo poi a diventare l'uomo delle lotte. Abbiamo passato le nottate a farvi relazioni per dire: guardate, avete buttato una marea di soldi, con quei soldi potevamo fare tante cose, potevamo dare lavoro a tantissima gente. Miliardi e miliardi di euro buttati con il solo fine poi alla fine di soddisfare le multinazionali. Il paradosso è che poi, mentre ieri stavamo a denunciare
quello che accade all'Ilva, con la Morselli che licenzia le persone perché mettono un like su Facebook o semplicemente perché non fanno le manutenzioni, i lavoratori chiamano il sindacato chiama l'ispettorato sequestra gli impianti, lei denuncia licenzia i lavoratori dicendo non avete fatto le manovre giuste. E questa è la condizione che stiamo vivendo. Da quando siamo diventati società a partire delle istituzioni. Quindi in questo caso possiamo tranquillamente dire che abbiamo un governo complice di quello che sta avvenendo. E mentre ieri noi discutevamo di questo, con i documenti alle mani, tra l'altro la dottoressa Morselli, che è un po' lo specchio di come funziona l'Italia, no? Una che cura gli interessi di una multinazionale, che accusa dei soldi pubblici che maltratta i lavoratori, era avvisa ad un forum neolaureato per spiegare, come dire, le strategie della conduzione delle grandi aziende. Io ho fatto una battuta ieri, il titolo del forum era come ti massacro la massa operaia nel completo silenzio del governo della politica italiana, perché questa è la verità, di questo parlo nessuno. Allora compagni, come si dice, noi ci siamo e ci abbiamo ancora tanto forza e tanta energia. Noi saremo qui di nuovo il 22 perché sta cosa ci affascina, sta cosa di stare insieme, che è un po' come dire, diciamo la scelta, quando parlavo prima di sindacato, la scelta che hanno fatto alcuni sindacati a scapito di altri. Il problema è che ci vogliono divisi in tutte queste vertenze. Ilva, Alitalia, Whirlpool, c'è chi come i sindacati confederali potrebbe, come dire, organizzare una mega manifestazione chiamando tutte le vertenze, ma non lo fanno. Non lo possono fare, ma noi ci dobbiamo provare però, perché noi in questo momento stiamo rappresentando l'ultima speranza di questo paese in termini di lavoro, l'ultima speranza di un paese purtroppo che sta andando alla deriva. Noi non viviamo più in una democrazia, guardate, è assurdo. Siamo arrivati al punto, e glielo dicevo ieri a Giorgetti, invitandolo a leggere le 5.000 pagine di intercettazione telefonica su ambiente svenduto, gli ho detto guardi, io sono parte integrante di quel processo, sono testimone della procura contro i Riva. E la domanda che mi sono sempre fatto è perché alcuni colleghi o alcune persone che in quelle 5.000 pagine vengono nominate, pur sapendo, non denunciavano. Allora il paradosso è questo, ho detto al ministro. La legge ci impone di denunciare nel momento in cui troviamo situazioni, come dire, che vanno al di fuori delle regole. E se non lo faccio la magistratura mi persegue, ed è giusto che sia così. Ma nel momento in cui lo faccio l'azienda mi licenzia e la politica non mi tutela. Ho detto diteci voi che cazzo dobbiamo fare, perché non ci stiamo capendo più nulla. E questo è il paradosso. Qui manca l'elemento base, manca la politica. E questi qua, scusate, chiudo veramente, noi dobbiamo costringere a tornare nelle piazze, ad ascoltare i lavoratori. Che loro stanno chiusi là, adesso hanno anche imparato, io parlo con tutti, hanno anche imparato, ho notato ultimamente che puoi parlare con quello del 5 Stelle ma con quello del PD, con questa nuova conformazione del governo arrivano anche a dire guardate noi ci stiamo però non decidiamo noi. E che cazzo ci state a fare allora se non decidate noi? E perché ci chiedete i voti? Lo dico perché prima qui si parlava del Movimento 5 Stelle, io sono stato uno di quelli che li ha votati, tra l'altro ha votato la speranza e so che a più vicino hanno preso una barca di voti e quindi è chiaro il richiamo di Francesco, è qui che dovete venire a metterci la faccia, le risposte le dovete dare alle persone che mi hanno dato fiducia, non alle lobby che sono interessate solamente a depredare il paese. Compagni, noi ci vediamo, siamo a fianco a voi e siamo l'ultima speranza di questo paese, non arrendiamoci, grazie. Questa è l'unità dei lavoratori che parlavamo, infatti, che tutti questi giorni ci siamo visti insieme in piazza. Mentre sentivo tra di noi qua dei colleghi, anche ieri ci siamo un attimo visti al volo, vedevo che c'è stato un po' di demoralizzazione, però volevo dirvi che è un po' fisiologica, per un po' di motivi, a parte oggi è sabato, il mare, la gente se ne va, non viene, ma soprattutto per un altro motivo, quando i confederali si mettono a sedere, iniziano a arrivare messaggi strani, del tipo ieri girava, Ida è già partita, Ida è già tutto pronto e tutto questo ovviamente ragazzi non è vero. Ci ha risposto poi tra l'altro proprio la politica, ve lo sta dicendo. E noi proprio per vedere andavano anche a dire che le persone dicevano che noi non rappresentiamo tutti, o perlomeno non rappresentiamo la maggioranza. E qua
sarebbe a dirgli forse perché siete mancati da due mesi a questa parte durante le lotte, credo. Detto questo abbiamo detto troviamo una soluzione. Quale soluzione abbiamo pensato? Visto che nel 2017 l'abbiamo messi proprio di fronte a questo problema e c'è stata una maggioranza di 70% di persone che gli ha detto esattamente il contrario, siete voi che non rappresentate nessuno di noi, abbiamo pensato di fare in lavorazione un manifesto dove diciamo no a ETA, e questo no deve essere articolato su alcuni punti fondamentali: no allo smembramento, no al rimpicciolimento di una società che se non avrebbe neanche mercato, e soprattutto no al cambio di logo e al cambio di nome. Questo deve essere specifico, perfetto, e deve stare nella testa di tutti noi. Noi andremo avanti su queste rotaie che andranno avanti fino alla fine. Lo presenteremo a tutti i lavoratori, lo stiamo finendo, sta in lavorazione. Dopodiché chi vuole aderire aderisce, chi non vuole aderire, sappiamo che si scelgono le barricate o da una parte o dall'altra. Perché dopodiché quando ho sentito prima che abbiamo detto la politica non sta qui, noi la politica non è che la vogliamo qua, la costringiamo a venire qua, la costringiamo in tutti i posti, perché vi ho già detto la battaglia non è assolutamente finita, lì ancora non c'è nulla, perciò tatuare cuore, vero? Cambieremo anche le nostre modalità d'azione, sicuramente non faremo più 3-4 interventi durante la settimana, perché vediamo che la gente si stanca pure, lo capisco, fisiologico. Cambieremo qualunque tipo di modo di approccio, tutto quello che voi ci chiederete noi faremo, perché il sindacato a questo serve, è un megafono dei lavoratori e non il contrario, perciò da oggi in poi quello che voi decidete noi faremo e lo decideremo tutti insieme e andremo avanti da qui fino alla fine. Chiarissimo, certo, questo manifesto è raccogliere insomma tutta l'esperienza che c'è stata durante questi mesi di lotta, un'esperienza che ci ha visto uniti tra tutte le categorie, sia di terra di volo ma anche tra lavoratori di diverse organizzazioni sindacali, non addirittura nessuno scritto a nessun sindacato. Questo è un po' diciamo, per raccogliere tutta questa esperienza che è nata durante questi mesi di lotta e poi anche quell'esperienza che abbiamo tramandato dal 2017 con quel meraviglioso percorso che ha portato alla vittoria del referendum. Noi diciamo no a ITA perché diciamo, ITA per noi rappresenta un progetto, no? Rappresenta un progetto che dura da 10-15 anni, un progetto che è passato per la privatizzazione di Alitalia, con la CAI, un progetto che è passato per la vendita ai Fiat del 2014, un progetto, come ho detto anche ultimamente, che siamo riusciti a fermare appunto nel 2017 in maniera unitaria tra tutti i lavoratori di Alitalia, delle varie categorie e delle varie organizzazioni sindacali, perché il 70% dei lavoratori Italia che hanno votato no, vuol dire che tanti di noi, anche iscritti ai confederali, hanno votato no a quel loro piano. E oggi quindi appunto rispetto a queste meravigliose manifestazioni che abbiamo organizzato questi mesi, bisogna creare appunto quell'unione tra di noi e appunto è questo manifesto che dica appunto no a ITA. Noi vogliamo difendere 74 anni di storia d'Italia, vogliamo difendere il suo nome, il suo logo, vogliamo difendere l'unicità di tutta l'azienda e tutta l'occupazione. Grazie a tutti e a tutti. Poi continuiamo a dare solidarietà ai compagni, ai lavoratori di ILVA, che ieri sono stati appunto presenti, ma non guida l'azienda delle persone di noi lavoratori d'Italia. Penso questo è un altro percorso da andare avanti, perché questo, i nostri unici alleati, ragazzi, non sono le istituzioni, non sono i partiti, sono solo i lavoratori di altre categorie che sono in lotta e con loro ci dobbiamo unire e dobbiamo partecipare anche alle loro iniziative. Grazie a tutti e a tutti. Sentite? Sì. Allora io sono Marco, Club Trasporti e dipendente Aviation Services, stavamo parlando prima con alcune colleghe d'Italia. Noi se volete possiamo svolgere questo ruolo, vi facciamo da specchio, vi facciamo vedere il futuro che avanza, quello che sarete, cioè spezzettati tutti ex aeroporti di Roma in una miriade di aziende azienducole, che ha raccontato che sotto il peso dei vettori che determinano le politiche economiche in questo settore, cioè le low cost da una parte, le società di gestione aeroportuali dall'altra, i grandi gruppi multinazionali delle compagnie aeree, sotto queste tre tenaglie noi siamo probabilmente un attimo più avanti rispetto a voi e quindi capiamo benissimo la vostra determinazione nel cercare di rifiutare quest'ultimo passaggio che ha determinato in questo aeroporto negli ultimi decenni, lo sappiamo benissimo, nonostante prima della pandemia il traffico andava più che bene, l'abbattimento dei salari, dei diritti,
e soprattutto la separazione dei lavoratori, la separazione dei lavoratori in aziende diverse, la separazione contrattuale, perché vi ricordo noi abbiamo questo grosso problema che prima o poi dovremmo affrontare, che abbiamo un contratto unico che è falsamente unico perché all'interno ci sono 5 aree contrattuali con i parametri retributivi e normativi diversi. E questo è stato anche un motivo per cui le aziende sono state favorite nell'attuazione del dumping sociale. Vi ricordo, lo ripeto sempre, Gran Care fallisce anche perché tra il personale di terra Italia e il personale di terra Gran Care si è sviluppata questa competizione, questa guerra tra poveri, per cui le compagnie passavano all'Italia, la quale con la scusa della crisi non attuava la clausola sociale, e quindi Gran Care anche per questo motivo è andata in esubero, anche per questo motivo è fallita. È stata solo una delle lunga serie di fallimenti, come tutti quelli che questo è l'ennesimo che state tentando di evitare dall'Italia, che sono avvenuti in questa cattedrale di profitti, questa fabbrica di profitti che paradossalmente è stata contemporaneamente una fabbrica di precarietà, di abbattimento dei salari e dei diritti. Allora è chiaro che noi siamo assolutamente solidari con la vostra lotta, ma perché? Per un motivo molto semplice, perché è veramente la nostra lotta. Solo che l'assenza quasi totale su questa piazza dei lavoratori aeroportuali, dei nostri colleghi, saremmo stati 4-5 e in ogni manifestazione, anche quando doverosamente e meritoriamente appunto questo è pieno dichiarato iniziative di lotte unitarie e generali di tutto il comparto, avete notato che la presenza dei colleghi e delle colleghe aeroportuali si conta veramente sulla mano di una o due dita. Questo che significa? Significa che purtroppo il meccanismo di separazione, di divisione, di competizione tra lavoratori favorito dalle aziende e anche da quei sindacati che hanno sempre evitato che ci si unisse per diventare un unico fronte di lotta, purtroppo questo è il risultato. Che nonostante la CUP o USB hanno fatto svariati appelli alla lotta unitaria, si ha grande difficoltà a spegnere tante volte negli aeroportuali. Che vi ricordo, questo l'ha detto Bellizzi, siamo 90.000 sembra nel comparto aeroportuale, quindi i colleghi d'Italia sono 11.000, quindi la grande maggioranza è fatta di lavoratori che sono sparsi delle società di gestione, delle società di Henry, delle società di chiede di sicurezza e tutti i vari servizi aeroportuali. Allora, questo è l'obiettivo prioritario che ci dobbiamo porre, cioè riunire quello che è stato separato, perché se io faccio la stessa mansione del collega d'Italia, io devo rendermi conto che il destino del collega d'Italia è anche il mio destino, perché è questo che è stato messo in discussione, il destino di tutti noi. Allora forse su questo sarebbe necessario che i colleghi e le colleghe aeroportuali finalmente uscissero da questa fase depressiva in cui sono entrati anche probabilmente causa pandemia e si rendono conto che veramente sembra uno slogan, ma il destino è solo nelle nostre mani. E qui arrivo al quadro politico. Il quadro politico, io vorrei che uscissimo da questa fase dello stupore. Sono ben certi che ci stiamo rendendo conto, ci siamo sempre resi conto che il quadro politico serve solo a favorire le aziende e a favorire la loro pervicace, il loro obiettivo persistente di mantenere alti i loro profitti. Il governo Draghi, ma chi è che si può stupire che sta facendo il lavoro che sta facendo? Il governo Draghi rappresenta, come qualcuno diceva, il comitato di gestione degli interessi forti. E questo e tutto il quadro politico si è unificato, perché comunque sono quelli gli interessi che loro riconoscono legittimi. Allora,
l'azienda, il governo può fare questo, ma che organizzazioni sindacali se ne fregano del sentire comune della maggioranza delle persone che si sono, come dire, rese dotte di quello che stava effettivamente sul tavolino. Che questa gente se ne freghi talmente che nonostante uno sta in piazza manifesta, loro tranquillamente, senza ascoltare minimamente, dicono no no, Ida c'è, i soldi stanno lì, vedremo, e raccontano sogni, perché se quello che ci raccontano è vero, allora non si capisce. Ma perché? Il problema era solamente il marchio? E come giustamente prima diceva qualcun altro, se il problema fosse solo il marchio, allora ci dovete spiegare perché non lo volete, perché noi stiamo favorendo, cioè, una concorrenza che potrebbe però approfittare di una compagnia nuova, nonostante noi fossimo tutti dentro a lavorare, che ha un nome sconosciuto, vogliamo dare anche questo vantaggio? Cioè, le persone che governano questo paese e che dovrebbero tutelare cittadini e lavoratori, cioè praticamente stiamo facendo gli interessi di altri. Ora bisognerebbe capire perché, forse come qualche dirigente all'Italia dell'ultima fase in cui era pubblica, nel prima e dopo Caia, che sono stati qui inquisiti per bancarotta fraudolenta, e lo sapete, e hanno ricevuto dalla Francia l'onorificenza della Legione d'Onore, che viene data per meriti a favore del popolo e dello Stato francese, a un italiano che doveva gestire la compagnia che era in concorrenza con loro. E queste cose vengono tutte bevute tranquillamente e ci vengono presentate come qualche cosa che sia normale. Beh, normale non è. Normale non è, perché sempre più migliaia, centinaia di migliaia di persone in questo paese, toccate ognuno nel suo ambito di interesse, capiscono che non siamo più rappresentati, non si è più tutelato, e purtroppo lo so, è un triste risveglio, ma bisogna rimboccarci le maniche come fecero qualche nonni, padri, che non era l'Italia così, L'Italia che usciva dalla guerra, durante la guerra, eccetera, non era questa Italia che noi abbiamo conosciuto quando abbiamo cominciato ad andare a scuola. Loro si rimboccarono le mani e fecero qualche cosa. Noi siamo completamente disabituati e c'è lo stupore nel vedere che apparati, corpi intermedi, partiti, organizzazioni sindacali che dovrebbero fare i nostri interessi invece in maniera manifesta fanno l'esatto contrario. Allora, che possiamo fare? Io penso che siccome le difficoltà che hanno sono talmente tante, noi dobbiamo solamente continuare, perché la partita non è che finisce domani o finisce fra un mese, perché ammesso che ci sia, solamente loro provano a implementare questo progetto di Ida, ma noi lo sappiamo che avranno migliaia di difficoltà e non sarà possibile mantenere le cose che hanno promesso, e lì noi dovremo continuare a essere sempre presenti per dimostrare che hanno sbagliato. E guardate che gli equilibri politici, solo in Italia ma ovunque, cambiano nello spazio di una notte, può succedere tutto. Loro adesso stanno tentando questa carta, vedete che tanto non partiranno, cercano di riempire la cassa di Alitalia, l'amministrazione straordinaria, per poter fare qualcosa durante l'estate, perché non è che partirà Ida, lo sappiamo tutti com'è. Per cui in questa fase loro pensano che vi dimentichiate quali erano i nostri problemi, ma invece non è così. E bisogna, diciamo, con intelligenza, senza massacrarsi, senza, diciamo, stancarsi eccessivamente, perché c'è anche un problema di tenuta di lavoratori normali che non sono militanti politici e che non sono abituati a fare 4 manifestazioni a settimana. Noi però dovremo continuare sempre ad essere presenti per mantenere aperta l'opzione di un'alternativa alla svendita di questa compagnia, alla messa in ginocchio di un paese come l'Italia e al tradimento di politici e organizzazioni sindacali. Noi dobbiamo continuare a fare così. Guarda, tanto loro hanno più difficoltà a fare quello che vogliono fare loro, che anziché venire, unirsi agli altri lavoratori e cercare di fare qualche cosa insieme di alternativo. Noi la prossima settimana, mercoledì, c'è la Regione Lazio, ha convocato consiglio regionale straordinario, si parlerà su questa cosa. Io penso che noi dovremo residiare anche lì, testimoniare per cercare di aprire un varco nel dissenso che alcuni parlamentari hanno già dimostrato ancora praticamente impossibile, anche perché
grazie, già lo era prima, ma grazie alle modifiche approntate, diciamo sventolando le bandiere del Movimento 5 Stelle con il taglio dei parlamentari, cioè da domani sarà molto, molto più difficile che gli interessi di lavoratori e cittadini siano rappresentati. Se oggi era difficile, domani capite bene cosa significa per qualcuno essere eletto decine e decine di migliaia di euro minimo. E poi c'è sempre il problema che o sei in linea con quello che dicono le segreterie, cioè quei gruppi di potere completamente asserviti alle logiche dell'Unione Europea, sono solamente dei maggiordomi e dei passacarte di quello che arriva sopra. Ora pensate com'è più difficile, guarda, questo è il regalo che hanno fatto quelli che volevano cambiare, aprire il Parlamento con la scatoletta di tonno, l'hanno sigillato. Ora noi dovremmo continuare, perché non è che il mondo finirà così, situazioni peggiori sono state scavalcate. Noi siamo testimoni di una vergogna incredibile che stanno facendo, non solo
situazione non lo sa. Quindi io veramente per la tenacia anche nelle piccole cose che state dimostrando. Allora, io credo che oggi abbiamo avuto modo, ringrazio anche gli ultimi interventi per rifare il punto della situazione. Allora, le prossime iniziative noi le definiremo in tempi rapidi e cominceremo a scaglionare per renderle fruibili a tutte le persone. Noi credo che arriviamo a questo appuntamento, arriviamo certamente stanchi, ma arriviamo anche con una esperienza importante alle spalle di una vertenza che è stata riconosciuta da tutti come una vertenza di carattere eccezionale. Io vi dico solo due cose, se qualcuno se lo fosse dimenticato, Piazza Venezia credo che non si occupasse dal 1938, non lo so quando, da quando si faceva, il fatto di essere arrivati sotto le finestre di Mario Draghi è una cosa che ha segnato e ha in qualche modo messo all'attenzione questa presenza di tanti tanti interessi. Noi comunque continuiamo su questa strada, continueremo a invitare a misurarsi sul merito tutte le forze sindacali. Io credo che chi oggi sta tentando di dividere le lotte sia irresponsabile e grave. Noi ci diamo appuntamento, quindi c'è questo appuntamento che deve essere confermato per il 19, una volta confermata la consiglio straordinario della Regione Lazio sull'Italia in presenza. Penso che dobbiamo cominciare anche a misurarci su altre piazze, su altri obiettivi. L'importante è questo, è quello dove qualcuno sta tentando di approfittare della stanchezza, di approfittare di questo infinito tempo. Io ricordo che è passato quasi 5 mesi da che la Volkswagen ha mandato le famose 108 domande e questioni a Selectum Visualitaria. Sono passati quasi 5 mesi, un tempo infinito. Qui c'è un'estate che Alitalia, a nostro avviso, deve fare, c'è un piano del futuro di questa azienda che deve essere discusso partendo sempre dalle almeno, a nostro avviso, dalle domande abbiamo posto, o meno dagli obiettivi ci diamo posto. Dobbiamo lavorare tutti e tutti insieme, dobbiamo preservare la storia di questa azienda. A nostro avviso in questo momento di lavoro assolutamente rispettando queste cose. Tu vediamo che se non molliamo l'Europa e molliamo la gabbia europea e imponiamo a questa politica assumersi questa responsabilità, quindi ricostruendo un nuovo impianto di piano, più stupido che questo sarà possibile, noi siamo assolutamente decisi ad andare avanti, fino a che abbiamo l'aria per respirare. Ed è questa la sfida che giocheranno gli altri su questo piano. Gli altri pensano che noi ci stacchiamo, gli altri pensano che noi prima o poi molliamo. Io penso che noi non molleremo, siamo decisi ad andare avanti, sappiamo e dobbiamo rilanciare nuovi appuntamenti e nuove iniziative con più forza. Ragazzi, come sempre, noi andiamo avanti, grazie a tutti. Siccome dicevano tutti, no, aspetta un po', per sempre, non lo vedrei niente.
Gianlu. Vediamo l'ultimo squaletto. Ecco. Dai. Monti tutto o vai in diretta e basta? Sono in diretta. Però il video è disponibile per tutti, quindi se poi uno vuole montare lo può scaricare. Ho fatto questa opzione qua così, almeno chiunque vuole montare un video, se lo scarica, insomma, è a disposizione. C'è stato il pomeriggio? Io monta alle 6. Al 18? Sì. Minchia. Monta il pari a casa, mi dico qualcosa da mangiare. Poi. 18? No, sarebbe 15, però col fatto dello sciopero molto dopo. Aspetta, ma questa è ancora 15. Sì, sì. Dai. Buona giornata. Se becchiamo. Ciao, Diego. Guarda, dal tuo ultimo messaggio capisco benissimo che ancora non ci hai capito un cazzo. Non è dove fai la diretta il problema. La GoPro è quella che è. È normale che se c'è sta solamente vento, senti solamente vento. È ovvio. Invece, se prendi una macchina fotografica decente, una telecamera, e ci metti dei para audio, è normale che il vento lo attutisci, è certo. Ciao, caro, dimmi. La testa giornalistica? No, sono dei ragazzi qua. È ripreso qua? È ripreso? No, voi no. Guarda no. Quanto è lontano. No, l'importante è che non ci vediamo. No, che scherzi, tranquillo. Ciao, grazie. Ciao, caro, grazie. Poi un'altra cosa, per carità, a criticare siamo tutti buoni, però magari cerca di essere più costruttivo. Sì, mi ha mandato la foto del coso, del paravento, ma secondo te non lo conosco? Sulla GoPro è diverso l'atteggiamento, è normale, non è una cosa super professionale. Se la vuoi fare super professionale te prendi una macchina fotografica contro coglioni, un bel microfono esterno qui contro coglioni, tipo il Rode, e poi magari ci metti pure, ecco, qualche antivento tipo questi qui, è risolto. Però questa è una cosa amatoriale, è fatta per noi, come vuoi. Se la fai su Facebook, se la fai su YouTube, se la fai, non cambia niente, è sempre uguale.
intanto ragazzi vi faccio vedere anche i lavori che stanno svolgendo qui all'aeroporto. Come vedete, questa è la zona partenze, tutto transennato. Probabilmente in previsione della stagione estiva, anche se è un po' tardi. Qui siamo davanti al T1, il Terminal 1, che appunto è chiuso oramai da un bel po' di tempo. Di solito in questo periodo qui non si riusciva neanche a camminare per il numero di persone presenti. Adesso, come potete vedere, è un deserto, lavori in corso da tutte le parti. Certo, un po' è per via del Covid, un altro po' per la gestione di tutta la situazione. Perlomeno i piccioni ci sono ancora. Non so che se mangiano, poverini, però ecco. Ricordo a tutti che il video di ogni manifestazione e anche gli altri video sono a disposizione per tutti. È possibile quindi scaricarli per poter fare video editing o per creare delle clip. Sono insomma a disposizione di tutti. Oltre questo muro, l'aeroporto, la parte pista. Parte del nuovo terminal. Thank you.
un'ultima veduta dell'aeroporto. Saluto a tutti, grazie per aver partecipato. Andate sopra, state partendo giusto? Sì. Allora andate sopra quella rampa e poi arrivate al T3, che sono tutti là i voli. Grazie. Prego, ciao.